Oggi vi parlo di una delle mie saghe cinematografiche comfort preferite. Appunto, oggi con TV Joe parliamo di Una notte al museo, composta da tre film consecutivi, ovviamente con un filo conduttore che adoro, che mi piace moltissimo. Ve ne ho parlato accennandovi qualche cosina nell'ultimo wrap-up filmico-telefilmico, perché il mese scorso appunto ho fatto il rewatch di questa saga, che è una di quelle saghe, come dicevo nell'intro, che è proprio comfort. Vado a vederla quando io so che voglio vedere qualcosa che mi interessa sempre. Ogni volta trovo delle cosine, sfaccettature culturali, storiche, che mi interessano tantissimo. Per chi non la conoscesse, la saga ha come protagonista Larry, un padre divorziato che è alla ricerca della carriera perfetta per poter rendere orgoglioso suo figlio di quello che fa. Larry in realtà di base è un inventore, ma non ha molto successo. Per caso trova questo annuncio nel quale si richiede una guardia notturna per il Museo di Storia Naturale. Già occupanti questa posizione lavorativa ci sono tre guardiani che sono però molto anziani, quindi aspirano, diciamo, a andare in pensione. Quindi lui si fa questo giretto per il museo diurno, appunto, pensando che sia un lavoro noioso del quale non essere particolarmente orgogliosi, cosa che non è così, almeno in questo museo in particolare, perché appunto i tre guardiani, gli ex guardiani, lo avvisano che comunque non è un museo normale, che durante la notte potrebbe capitargli di sentire delle voci, che succedano delle cose in particolare. Gli lasciano questa lista di cose da fare e boh, insomma, lui inizia questa carriera, questo giorno di prova, con molta superficialità, quindi dicendo cosa mai può succedere durante la notte in un museo. Invece, cosa succede? Tempo qualche ora che è lì seduto alla sua postazione, il museo prende letteralmente vita, dalle miniature agli animali imbalsamati, le statue di cera, i personaggi storici, insomma, qualunque cosa prende vita e si scoprono delle cosine carine e divertenti di ogni personaggio storico, di ogni reperto anche. Qual è il segreto? Il segreto è che c'è questa misteriosissima tavoletta dorata di Akhmer Ra, che è un ex faraone che appunto è stato portato in questo museo insieme alla sua tavoletta, che ha questo potere di riportare in vita non solo appunto il faraone stesso, ma tutto ciò che circonda l'ambiente X. Quindi Larry si ritrova a fronteggiare una situazione che non aveva minimamente pensato. Tra l'altro non è nemmeno un particolare esperto di storia, di cultura generale, quindi deve farsi un po' le ossa con questa nuova professione. Poi ci sono tutti degli intrighi sotto via dicendo, ma scoprirà che questo è uno dei lavori più belli del mondo, perché non solo ti permette di fare qualcosa di assolutamente interessante, ma oltretutto ti dà anche delle nozioni storiche e culturali pazzesche. Passando al secondo film, cosa succede? Larry è riuscito finalmente a ingranare con la professione di inventore, quindi ha abbandonato dopo qualche anno la professione invece di guardiano notturno. Ma cosa succede? Facendo un giro in maniera molto nostalgica nel museo, scopre che la maggior parte dei suoi pezzi stanno per essere portati a Washington in un mega deposito di statue di cera e varie cose, perché comunque ci vuole rinnovamento. La tavoletta dovrebbe rimanere nel museo X, quindi comunque non ci dovrebbero essere grossi problemi. Peccato che uno dei personaggi va a rubare la tavoletta portandosela dietro, e questo crea un disagio totale, perché portandoselo dietro nel più grande deposito di statue di cera del mondo, nonché il più grande museo di storia naturale del mondo, tutto prende vita. Grazie alla tavoletta, tutto prende vita, tra l'altro per la prima volta, e ogni personaggio è convinto di essere se stesso, non sanno, tra virgolette, di essere delle vere e proprie statue di cera. Quindi Larry coraggiosamente decide di prendere un aereo e andare a Washington per salvare la situazione, ecco. E in questo secondo film un'altra cosa interessante è che subentrano non solo animali nuovi, ma anche personaggi storici nuovi, si vede come vanno a interagire tra di loro, ma di questo parleremo più tardi. Terzo film, ultimo film che chiude un po' questa saga, La tavoletta X comincia a dare dei problemi, dei bug di sistema, per il quale perde un po' i suoi effetti magici. L'unico modo per riuscire a far funzionare di nuovo questa tavoletta è portarla al suo legittimo proprietario, ovvero il faraone, padre del faraone Akhmer Ra, che si trova a Londra, quindi un altro museo di storia naturale dall'altra parte del mondo. Larry ovviamente prende di nuovo in mano la situazione, perché nel frattempo ha ripreso la sua carriera come guardiano notturno,
e va a Londra, ovviamente ricreando un po' la situazione del secondo film, quindi vediamo nuovi personaggi storici, nuovi personaggi della cultura e dell'arte che prendono vita. Portando questa tavoletta, appunto, succede un po' il patatrac, anche perché subentrano dei personaggi un po' invadenti, diciamo. Il faraone, non mi ricordo il nome, porca miseria, dice che la tavoletta sta perdendo i suoi effetti in quanto non è più stata esposta alla luna, al chiarore di luna, da quando è stata portata nel museo, quindi di conseguenza sta perdendo tutti i suoi poteri. Dato che Larry comunque ci tiene che questa tradizione, tra virgolette, del suo museo continui, decide di prendere in mano di nuovo la situazione e di salvare questa cosa. Si chiude qua la nostra trilogia perché la tavoletta passa la palla a un altro museo. Poi ci sono delle altre cose che chiudono effettivamente la saga, ma comunque, in fin dei conti, Larry poi diventa semplicemente il padre perfetto. Questa è un po' la chiusura della nostra trilogia. Penso che l'abbiate comunque tutti già vista e sono stata attenta a non fare spoiler, spero di essere stata brava. Quali sono le cose che mi piacciono molto di questa saga? Perché tutti dovreste adorare questa saga? Il discorso della location, quindi il fascino del museo di storia naturale. Io sono una persona a cui piacciono molto questi musei nel quale si va ad analizzare la storia, la scienza, la biologia e via dicendo. Da piccola ovviamente mi piacevano meno, però ho sempre trovato l'ambiente del museo molto molto affascinante, motivo per il quale quando so di andare in una città dove c'è un museo di storia naturale, un museo delle cere, mi viene voglia subito di andarlo a vedere. È un po' questo fascino da museo che mi intriga tantissimo. Un'altra cosa che mi intriga ogni volta di più, perché comunque la prima volta che lo vedi magari non noti determinate cose, dopo un po' di volte che lo rewatchi trovi dei riferimenti molto più interessanti, anche perché crescendo comunque ti fai, nella maggior parte dei casi, una cultura generale sugli argomenti che vengono trattati in questa trilogia e i riferimenti storico-culturali mi piacciono tantissimo perché arricchiscono comunque anche indirettamente lo spettatore su argomenti che magari normalmente leggendo, vedendo altri tipi di film non gli interessano particolarmente. Invece a me è una cosa che affascina tantissimo e tante nozioni storiche, quando ero più piccola, le ho prese da questa trilogia, quindi comunque è una trilogia che io consiglio a chiunque voglia dare spessore culturale alla propria vita, anche in minima parte per dire. Allo stesso modo, una cosa che mi diverte invece tantissimo, motivo per il quale quando vado a rivedere questa saga è perché voglio qualcosa di divertente, di leggero e allo stesso tempo di istruttivo, sono le gag a sfondo culturale, quindi i riferimenti dei personaggi stessi a partire dal loro carattere, dal loro accento anche. Le gag sono tutte legate alla storia, appunto, del tale personaggio, del tale animale e via dicendo. E questa cosa si nota soprattutto nel primo film, quando Larry, per cercare di capirci un po' di più degli abitanti di questo museo, va a fare una specie di tour delle biblioteche con la guida turistica e via dicendo per capire meglio quali sono i tratti salienti di ogni personaggio e questo lo aiuta poi nel suo compito. Una cosa che invece insegna è proprio la morale di fondo, quindi dare importanza ad ogni impiego e questo è un tema, il fatto dell'impiego lavorativo, che non ci sono impegni, che non ci sono lavori di serie A e di serie B, è un insegnamento che appunto ricorre in tutti e tre i film. Nel primo film abbiamo Larry che con scetticismo anche accetta questo lavoro di guardiano notturno pur di non rimanere disoccupato, pensando mi pagano poco, è un lavoro noioso, però lo faccio lo stesso perché comunque mio figlio ha bisogno di un riferimento maturo, ecco, a livello genitoriale, ricredendosi poi trovando appunto il bello, tra virgolette, di questo tipo di lavoro, anche se non era il lavoro per il quale lui aspirava. Allo stesso modo, sempre nel primo film, vediamo quando lui va all'ufficio di collocamento che parla delle sue invenzioni e viene snobbato in quanto inventore perché il lavoro di inventore è un lavoro di serie B. Invece altri tipi di lavori come il lavoro del fidanzato, della madre, del figlio, dello Spirito Santo, che è un lavoro di impiegato appunto in una società abbastanza importante, viene considerato lavoro di serie A e suscita l'invidia di Larry in quanto Larry non riuscirà mai a ricoprire una carica di questo tipo a causa del suo percorso personale. Nel secondo e terzo film appunto rivediamo un po' questa cosa, nel secondo in particolare quando Larry ha cambiato carriera ma comunque ha nostalgia della prima carriera che ha perseguito in quanto guardiano notturno
E è una cosa stupenda perché soprattutto in questo periodo di pandemia nel quale sono stati classificati i lavori, gli impieghi come di serie A, di serie B, come essenziali e non essenziali, e questa cosa mi tocca profondamente, lo sapete, è un discorso molto molto importante che aiuta sicuramente soprattutto i nuovi universitari, questi ragazzi che hanno bisogno di sentirsi appoggiati qualunque carriera essi scelgano, per appunto riuscire ognuno a trovare il suo posto nel mondo. Non siamo tutti banchieri, non siamo tutti psicologi, non siamo tutti medici, non siamo tutti avvocati e non dobbiamo esserlo. Invece è più bello quando un ragazzo ha il sogno di diventare un giornalaio, per dire, e non deve essere considerato una professione di serie B. Se è il sogno di questo tal bambino, tal ragazzo, allora così deve essere. Un'altra cosa che mi fa adorare tantissimo questa trilogia è ovviamente il cast. Cast a mio avviso stellare, a partire da Ben Stiller, che è appunto il nostro Larry, ma poi c'è anche Robin Williams, pace all'anima sua, che è sempre stato un grandissimo attore. Ci sono tantissimi attori di un alto calibro e per alcuni attori questa trilogia è stata anche sì una rampa di lancio per poi partecipare ad altri tipi di film. Il cast sicuramente aiuta perché è un cast di attoroni, veramente di attoroni. In ultimo, una cosa che ho notato in questo ultimo rewatch è la filosofia del chi si somiglia si piglia. Mi è venuto in mente soprattutto nel secondo film, ma ragionandoci è un discorso che si rifà anche nel primo e nell'ultimo film. Nel secondo film noi notiamo questa specie di club dove tra i suoi componenti troviamo la maggior parte dei dittatori della storia, quindi sullo stesso piano ci sono Napoleone, c'è Al Capone, c'è questo faraone Camurrà, che non so nemmeno se effettivamente sia un personaggio storico, Ivan il Terribile, insomma ci sono tutti questi grandi capi che hanno come principio quello di conquistare il mondo, che si uniscono insieme e notiamo che hanno delle analogie tra di loro nonostante facciano parte di contesti storici completamente diversi. Nel primo film delle somiglianze a livello proprio storico e caratteriale tra Sacagawea e Theodore Roosevelt, che si trovano molto affini in quanto entrambi fungono un po' da guida del popolo. Insomma, ci sono queste piccole analogie e sarebbe carino che nei commenti mi faceste sapere anche voi se avete ritrovato questa cosa, però è una cosa che io ho adorato tantissimo. In conclusione, è una saga che sicuramente dovete vedere quando volete qualcosa di divertente, allo stesso tempo che abbia un minimo di spessore culturale, perché è una saga che regala soprattutto un sacco di emozioni e di nozioni che riesce a suscitare curiosità per ogni minimo dettaglio e io in quanto gemelli piena proprio adoro questa saga proprio per questo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi adorate questa trilogia, per quale motivo, se siete d'accordo con i tratti salienti che sono andata ad analizzare in questa recensione, poi magari suggeritemi altre saghe che abbiano lo stesso valore, tra virgolette, anche se io penso che questa trilogia sia unica nel suo genere. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino di supporto. Se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social e se volete supportarmi ulteriormente, cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video con Danza con Joy il 19 di aprile. Invece, con il prossimo TVJ ci vediamo l'8 di maggio. Un bacione e ci vediamo alla prossima.